La carenza di medici impone dei ritmi serratissimi per chi ci lavora, sui medici, ma a cascata da parte degli infermieri e di conseguenza anche degli OS. È ancora caos a pronto soccorso dopo la lettera degli oltre 280 medici toscani pronti alle dimissioni di massa. Adesso scendono sul piede di guerra anche gli infermieri. Il rischio è che si perda sostanzialmente un patrimonio in termini di competenze importanti, di personale formato. Ritmi infernali per il mancato filtro del territorio e carenza di sanitari, le principali problematiche denunciate. Vedere attese di ore da parte dei cittadini per uno che opera in queste professioni è sicuramente una sconfitta di carattere professionale. Quindi poi tutto si ripercuote sui cittadini. Quello che lamentano appunto è carichi di lavoro eccessivi con prestazioni spesso anche al di fuori delle proprie mansioni naturali. Ancora una volta la richiesta è quella di risposte da parte della Regione Toscana, che ha già convocato una serie di incontri per la riorganizzazione del pronto soccorso, già anticipato anche un ritocco agli stipendi del personale che lavora nei dipartimenti di emergenza-urgenza. Non sono sufficienti, per quanto importante sia il riconoscimento dei 90 euro da contratto nazionale e delle relative delibere di risorse che la regione mette a disposizione. Serve un investimento da un punto di vista strutturale, di organico, che deve essere supportato, insomma, con numeri veri e effettivi.